Bravi, bravissimi Pietro Longhi e Paola Quattrini, insuperabili interpreti della divertente pièce Last of the Red Hot Lovers, in italiano L'ultimo degli amanti focosi, di Neil Simon, uno dei più brillanti commediografi contemporanei e autore di mai dimenticate commedie come La strana coppia, I ragazzi irresistibili, A piedi nudi nel parco, tanto per citarne alcune. Nell'ultimo degli amanti focosi, in scena a Teatro Italia di Roma fino al 16 ottobre, con l'attenta regia di Silvio Giordani, la Quattrini e Longhi sono due veri mattatori, spericolati funamboli delle parole che ci trascinano su e giù in equilibrio instabile per le loro montagne russe in un caleidoscopio di sensazioni. Per chi non ricordasse il lavoro o non avesse visto il film tratto dalla commedia del 72 con Alan Arkin, Sally Kellerman, Paula Prentice e Renée Taylor, questa è la storia di Bernardo Pietro Longhi, un uomo semplice, padrone di un ristorante di pesce, che in 20 anni di matrimonio non ha mai tradito la moglie, ma che avvicinandosi alla cinquantina comincia a sentire il desiderio di volare almeno una volta nella vita.